chi è che c'è? Ci sono tre ladroni. Ah, vabbè. Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi. Quali accordi? Soliti. Da maggiore, la maggiore, la minore, re minore, so sempre. Re minore, vai signore. Voi, scusate l'età, ma voi ve lo immaginate nel vecchio Partito Comunista uno che si mette a dire Giorgia Mendola o Ingrao o Gianmaria Volontè, non so, non sono degni di fare il Presidente della Repubblica? Beh, quello non lo candidavano nemmeno come amministratore di un condominio e sicuramente l'avrebbero accompagnato a calci alla porta. Ma noi da un sacco di tempo viviamo pericolosamente su una nave senza capitano, che è la nave dei soliti accordi, dove è normale che tutti si affollino al grido di si salvi chi può. Su questa nave non c'è nessuno, non dico che abbia l'autorità di Enrico Berlinguer, ma nemmeno quello della sua segretaria o del suo segretario particolare. Quindi è inutile coltivare la nostalgia, anche perché sarebbe pericoloso. Il Partito Comunista è morto e non è mai nato un partito democratico, per esempio come quello degli Stati Uniti, oppure come il Labour. No, nel nuovo contenitore sono confluiti pezzi dei vecchi naufragi di altri partiti e marinai che non solo non hanno l'agilità del giaguaro, ma assomigliano molto al Gattopardo. Il loro motto è tutto cambi perché niente cambi, ovvero quelli che stanno a poppa vanno a prua, quelli che stanno a prua vanno a poppa e l'importante è che siamo sempre i primi a salvarci. Dunque, quegli stessi, proprio quegli stessi che hanno fatto terra bruciata, che hanno impedito che venga fuori una leva di giovani politici capaci di prendere in mano il destino del paese e quindi coltivando il talento e le capacità individuali, proprio gli stessi che hanno di fatto impedito qualunque confronto col pensiero diverso e che hanno impedito l'ascesa di Renzi durante le primarie, ebbene, quegli stessi vogliono pretendere di decidere chi sarà il nuovo Presidente della Repubblica Italiana. Naturalmente, dicevano fino a ieri, insieme a Berlusconi. Perché noi una trasmissione con Berlusconi per il bene del Paese non la dovevamo fare, mentre loro per il bene del Paese possono fare un governo e anche nominare il Presidente della Repubblica. Ma la ragione per me è semplicissima, perché loro vivono insieme a Berlusconi e in questo Grillo ha molto ragione, e periranno insieme a Berlusconi. Dunque si tengono insieme e il problema non è Marini, non è la qualità personale di questo personaggio né la sua biografia, che è importante, diciamo, nella storia del nostro paese. Il problema più importante è che nei paesi normali, quando c'è un grande rivolgimento economico, sociale, politico, poi le istituzioni rispondono, si rinnovano, si modernizzano, fanno le riforme. Invece nel nostro paese non succede niente, soltanto si fa una nuova legge elettorale per fare in modo che quelli che stanno comandando possano continuare a comandare. Per cui questa volta, dobbiamo dirlo, Grillo fa la figura dello statista perché finalmente decide di sposare un nome che può essere condiviso da un fronte più ampio, quindi anche dal centrosinistra. Un nome che dovrebbe essere inoppugnabile, quello di Stefano Rodotà, che modestamente qualche tempo fa avevamo in qualche maniera avanzato anche noi.
D'altra parte io penso che con Grillo bisogna avere pazienza, perché lui piano piano ci arriva, è arrivato a capire l'importanza del computer, arriverà a capire che le nuove tecnologie si possono usare democraticamente con un controllo democratico. E io sono convinto che capirà anche l'importanza delle critiche, anche quando appaiono come ingiuste, come fastidiose, e soprattutto capirà che nella Costituzione non solo c'è scritto che un Parlamento deve fare le leggi, come è giusto, ma anche che un Parlamento deve esprimere un governo, non può prendere a prestito il governo, dal Parlamento che c'era prima. Ma siccome io credo nella sua buona fede, ecco, io non ho fretta, sono qui che aspetto. E se nel frattempo il TG1 e Porta a Porta gli spalancano le porte, che volete che vi dica? È la concordia, ragazzi, e il naufragar c'è dolce in questo mare.